Voglio innanzitutto dichiararmi colpevole per quanto avvenuto stamattina all'interno degli uffici dell'ANAS, in quanto ho ricevuto somme di denaro. Queste sono le parole pronunciate davanti agli inquirenti dall'ingegner Giuseppe Romano, capo dell'area tecnica dell'ANAS di Catania, oggi ai domiciliari. E queste sono una parte delle mazzette trovate dai finanzieri. Posso dire che le somme che venivano erogate di fatto corrispondevano, spalmate su 12 mensilità, ad una somma più consistente della mia mensilità, che ammonta a circa 3.000 euro. D'altra parte, se analizzate i miei estratti conto, vivevamo con i soldi che mi consegnavano. Questa è l'Orientale Sicula, sono almeno 20 gli appalti che sono sotto la lente di ingrandimento della Guardia di Finanza. Questo è appena stato consegnato, questo tratto di strada. Sotto c'è quello vecchio, guarda. Si sfalda. Oltre una mano il dislivello tra il nuovo manto stradale e quello vecchio. Questi centimetri nascondono un raffinatissimo sistema di corruzione. Imprenditori e funzionari ANAS si accordavano sulla tipologia di lavori da non effettuare o da effettuare solo in parte. Quindi asportare meno asfalto di quello che era previsto dal capitolato permetteva all'impresa di sostenere costi minori, risparmiare proprio sui lavori, anche sui rifiuti che derivavano dall'asportazione dell'asfalto. Le mazzette, secondo la Procura di Catania, consentivano all'impresa di ottenere meno controlli, ma soprattutto di rimuovere meno asfalto di quello previsto. Il risparmio veniva così diviso: un terzo ai dipendenti ANAS corrotti e due terzi restavano all'impresa corruttrice. L'imprenditore si chiama Salvatore Truscelli. Signora, cercavo Salvatore Truscelli. Mio fratello. Non lo so dove, non lo posso aiutare. No, non c'è. Ma dove sta? Il dottore è in giro. Ma lei fa l'imprenditore pure lei, no? Con suo fratello. Suo fratello risulta pagarsi delle mazzette, capito? Adesso a lei mi pare che stia un pochettino esagerando. E le domande non sono mai esagerate. E volevo capire perché. Queste domande lei, se ha da farle, le deve fare all'avvocato Pastorello. Ma i mazzette pagava suo fratello, però, mica Pastorello. Ed ecco Salvatore Truscelli negli uffici dell'ANAS, che lascia i soldi della mazzetta in un armadio. Truscelli poi si lamenta di quanto è difficile prelevare contanti. Se prelevo contanti lo tassano 2%. Ma che mi chiamo pazzesco? Sai che l'affare come in America, dove te lo catechisci, le passa fatture e tu scarichi. Solo in questo modo si combatte l'evasione, non con contanti. A Malta, uno anche da là a banca va a prelevare 100.000 euro contanti, ti donano, ma non ti ributta niente. Su soldi tu, sono punti, e su troppo. A che più ci interessa? Mi piglio quindi sabato, domani, capo un punto già. Se portare 8.000 euro contanti, a banca, e per l'avesse portato. E noi non ci dice niente, capisci? Sono questo paese del cazzo quando ci stanno mettendo come spaggio a muro. Lavorate tutti all'ANAS? Quanto è diffuso questo sistema di corruzione qua? Non parlate? Nessuno parla, ma nell'inchiesta spuntano i nomi di altri dipendenti. Lei è Trovato? Uno è Gaetano Trovato. Questa intercettazione ambientale è stata registrata nel suo ufficio all'ANAS. Ma questa se ne posso offendere, questa se ne deve bene come adattare. La pistola andiamo a mano, giusto? Continuo e Trovato parlano di quanto è complicato per gli inquirenti scoprire il giro di mazzette. Non è semplice come arrestare un rapinatore con la pistola in pugno. Come da nocciuare, ma solo che t'hanno trovato? Lei sapeva delle mazzette che giravano? Mi scusi, ma... No, sto chiedendo, è una cosa importante, lei è un pubblico ufficiale, lo sa. Io devo entrare. Ho capito, entro pure io. Io volevo sapere un attimo se lei sapeva
di queste mazzette che giravano. Lo so, ma lui è un pubblico ufficiale, visto che al telefono dicevano me la devono sucare proprio, riferendosi ai carabinieri e alle indagini. Io volevo capire dal geometra se sapeva delle mazzette che girava. Io devo andare subito dal dirigente. Beh, ma mi dice una cosa, sapevate o no di queste mazzette che giravano? Guarda, lei mi sta dicendo cose che io non conosco. Lei qui parlava con Contino, il suo collega, diceva ma la devono sucare proprio riferendosi ai soldi e ai possibili controlli dei carabinieri. Ma è normale che i lavori pubblici vengano fatti così nel nostro paese? Gli ho detto, lei mi dice cose che non sono di mia conoscenza. Come funzionava il sistema? Non lo so di cosa sta parlando. Io sto parlando delle mazzette all'ANAS di Catania, perché gli appalti pubblici vengono fatti male, voi, ha capito? Non è autorizzato purtroppo a entrare qua. Deve entrare, deve farsi registrare. Qualche giorno dopo. Ecco, è arrivata la finanza davanti casa di Gaetano Trovato, dipendente dell'ANAS. Sono le 6 del mattino, è scattata l'operazione Buche d'Oro sulle mazzette all'ANAS. Eccolo, trovate che sta uscendo. Al momento l'inchiesta, che rischia di allargarsi, coinvolge una decina di persone tra imprenditori e dipendenti ANAS. Lei lavora all'ANAS, no? Certo, assolutamente. Tutti quanti prendevate mazzette? Ma lei gli ha detto che io le prendevo? Sto chiedendo. Io sono giovane. Lo so. Sono capitato in una situazione molto più grande di me. Ma perché un ingegnere giovane accetta di stare nel sistema e di farsi corrompere? Perché non è facile denunciare, purtroppo, soprattutto quando hai delle persone che ti hanno aiutato nei momenti tuoi di difficoltà. Perché troppo, uno ad accettare mazzette? A me lo dice troppo, lui mi spaccherà la testa nel muro. Io non vedevo l'ora che succedesse questa cosa, perché non ce la facevo più. Ma perché non andare a denunciare? Non denunci, non è facile. Gente che ti ha aiutato, gente che ti ha tenuto così, faceva il bello e il cattivo tempo, lavorava sulle promozioni, lavorava che ti spettano di diritto. Beh, ma la prima volta che l'ha presa non potevo dire, raga, fate come va pare, io mi sto zitto, però non l'accetto. E che cambia? Lei... Mi dica mezza ragione per dire sì. Mezza ragione per dire di sì non c'è, non esiste. C'è l'arricchimento per comprare un'altra macchina. Ma che macchina, che arricchimento, ma chi se ne frega, io non vengo da una famiglia che ha problemi economici, per fortuna. Le voglio capire perché? Perché Cristo di Dio, mi sono trovato in un momento sbagliato e al posto sbagliato. Ma si poteva stare lì senza prendere le mazzette? Forse no.